Ci avete chiesto cosa ne pensiamo di Twin Peaks, Death Note e altre serie. Ecco dove si posizionano nella nostra top flop. Serialisti riuniti, ben ritrovati in un nuovo video di Sono Cose Serie. Eccoci alla fine di settembre, mese in cui iniziano ad arrivare le prime uscite autunnali, ma anche periodo in cui trarre le ultime conclusioni sulla serialità estiva. E quale modo migliore se non la nostra top flop? Non perdiamo tempo e partiamo subito con i nostri top 3. Abbiamo spesso bacchettato Amazon, ma non possiamo non riconoscere che abbia in catalogo prodotti anche interessanti, e la serie Preacher è una di queste. Ispirata al piccolo gioiello della letteratura a fumetti, dalle tinte forti e dissacranti, anche la seconda stagione mantiene il sapore dell'opera originale. Dio che lascia il comando per andare ad ascoltare musica jazz in localacci di provincia, beh, merita proprio la terza posizione della nostra top list di settembre. Alla seconda posizione si piazza una sorpresa, Teen Star. Produzione e ambientazione canadese all'inizio ci avevano fatto un po' preoccupare e invece ci troviamo davanti a una storia veramente USA ma con una narrazione sullo stile europeo che aggiunge veramente tanta profondità. E Tim Root nei panni di uno sceriffo di provincia troppo attratto dalla bottiglia è veramente tanta roba. Ci sono opere che anche se non capisci ne vieni risucchiato e che non puoi non piazzare in cima alla tua top list. Stiamo naturalmente parlando di Twin Peaks. Visivamente, narrativamente e anche acusticamente è un'esperienza artistica, non una serie TV. Impossibile da spiegare a parole, se non l'avete già vista, beh, che cosa aspettate? Guardatela! E dopo tutti questi complimenti è arrivato il momento delle note dolenti con la nostra Flop 3. Si sono tenute nella cattedrale di Wells alcune delle riprese del nuovo film su Hellboy, facendo nascere così inutili polemiche sull'opportunità di girare un film con tematiche legate all'occulto e al nazismo in un luogo sacro. Peccato che Hellboy usi quei temi per interrogarsi sui limiti e il significato del male, non certo per farne vessillo. Quando la religione è ridotta a bigottismo, ci dispiace, ma da queste parti si finisce la terza posizione nella nostra flop list. The Orville non rende omaggio a Star Trek e non fa nemmeno ridere. È una parodia? No. Forse un dramedy? Non si capisce. McFarlane ama troppo Star Trek per mettere alla graticola della satira dissacrante che ha reso celebri altri suoi prodotti come Griffin o Futurama. Mi spiace amico, ma sei alla seconda posizione della nostra flop list di settembre. Ecco un'opera talmente inutile che anche se uscita alla fine d'agosto ha tracimato fino alla cima del podio dei nostri flop di settembre. Non ci sono parole per il film Death Note, tratto tra l'altro da una delle migliori serie che il Sol Levante abbia prodotto in questi ultimi anni. Il film è incoerente, inconsistente, mal scritto e mal girato. Insomma, un altro scivolone per Netflix. Dobbiamo iniziare a preoccuparci? Anche questo mese abbiamo un fuori classifica. Disney, per bocca di Lucasfilm, ha reso noto che Colin Trevorrow non continuerà a dirigere il nuovo episodio di Guerre Stellari. Voi dove mettereste questa notizia? Nei flop perché ormai Disney cambia regista ogni 6 mesi? Oppure nei top, perché l'esonero così fuga il timore che Trevorrow potesse trasformare anche Guerre Stellari in un altro mediocre blockbusterone come il suo Jurassic World? Decidetelo voi e diteci la nostra scrivendolo qua sotto nei commenti. Per il mese di settembre è tutto, la classifica dei top e dei flop di Sono Cose Serie torna fino a ottobre. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video, le interviste e i tutorial che stiamo preparando per voi. Ci trovate anche su Facebook e su www.sonocodeserie.it. E come sempre, chi non ci segue è un birimbino.